studente tedesco che si meravigliava del fatto che gli studenti italiani litigassero Testamento a biologico. proposito del sostegno o no alla gerarchia, e si chiedeva perché. Forse anche perché in questo paese ci sono state delle entrate a gamba tesa della CEI, probabilmente su alcune questioni. Forse anche perché l'Episcopato italiano in un certo momento ha ritenuto conveniente, da tanti punti di vista, dare una delega in bianco ad una delle parti e arrivare a dire che perfino le bestemmie andavano contestualizzate, non so se vi ricordate il passaggio. Forse anche per questo. E poi c'è anche, secondo me, un altro motivo. Io ho fatto 50 anni quest'anno, purtroppo tra di voi non sono tra i più vecchi, e però ho avuto la buona sorte con la mia generazione di non vivere se non per una stagione brevissima l'epoca del monopolio democristiano. Soltanto ricordo, al mio primo voto ero ancora in un contesto in cui valeva quello che ho detto prima, cioè in qualche modo la naturalità del voto di uscita, uno che veniva dalle parrocchie, o almeno considerare quello come una sorta di opzione preferenziale per una formazione, per un impegno. La cosa è durata pochissimo, non solo perché eravamo già, io sono al 62, quindi 80 è il mio primo voto, che sia stato proprio quello sul referendum per l'aborto, poi ci sono state le politiche, il tempo di guardarsi attorno e verificare che significava essere un cristiano in contesto clientelare e immediatamente ho dovuto fare scelte di ordine diverso. E voglio però testimoniare un po' quel periodo della mia vita, perché è interessante e spiega anche secondo me alcune di quelle specificità della situazione Italia. La mia generazione, io ho vissuto in quel periodo anche la stagione dell'Azione Cattolica, vengo da una parrocchia domenicana, come sapete, qui abbiamo vissuto in un contesto di quelli che allora si chiamavano CEB. Esatto, piccole comunità, non erano proprio quelle diciamo catanesi del tipo Padre Falli, Chiesa Mondo, eccetera, ma insomma, ci avvicinavamo, almeno simpatizzavamo. E quando ho aderito all'AC, per motivi che spiegavo prima con Rocco per strada, perché ero responsabile giovani adulti di una zona rurale della città dove era fondamentale l'aggancio dei ragazzi di quel quartiere troppo chiuso, isolato, in un contesto che fosse più ampio. E io però ho vissuto la stagione dell'AC in cui sul Segno 7 scrivevano Marco da Milano, Vittoria Pisciandaro, eccetera. È una stagione che i più attenti di noi che hanno vissuto quel periodo hanno visto decapitare dalla sera alla mattina. E questo per quanto riguarda la mia appartenenza ecclesiale. Quando ho fatto poi, ad un certo momento, era un periodo delle stragi di mafia, prima dello scoppio di Tangentopoli, quando con passione ho fatto personalmente la scelta della politica attiva per un brevissimo periodo, mi è sembrato naturale farlo altrove rispetto alla DC e l'ho fatto, più giovane non so di che si parla, probabilmente, in quello che si chiama Movimento per la Democrazia alla Rete, che era un'esperienza che io ritengo il germoglio poi di quello che può essere l'Ulivo, il PGI, eccetera. Cioè era la prima volta in cui in maniera organizzata e alla pari, credenti e non credenti, che però condividevano la scelta per l'antimafia, per la giustizia, per la pace, c'erano quei beati costruttori di pace in prima fila, non era soltanto Orlando in Sicilia, c'era, eravamo tantissimi cattolici. Quando andavamo ai congressi nazionali, la maggioranza era quella degli scout, della CIA, eccetera. Eppure ci sentivamo rispetto alla Chiesa italiana in quel momento eretici da tenere. Ricordo, Peppino se lo ricorderà, Enzo pure, l'incontro qui organizzato dal Circolo dei Cattolici Neonato alla Biblioteca Provinciale con Padre Sorge. Padre Sorge, che
che era l'altra parte, la scelta ortodossa, ancora per l'unità politica dei cattolici, in quella fase almeno, ricordo che definì la rete come la febbre, quindi come un sintomo, un po' come i grilli di oggi, insomma. Ecco, quindi la mia generazione è quella che ha vissuto, da un lato, la normalizzazione dell'azione cattolica e del cristianesimo di base, il più moderato possibile, dall'altra parte una chiusura colpevole rispetto alla pluralità di scelta, rispetto ad una osmosi delle culture. E quindi per almeno 10 anni quella generazione e le successive si sono trovate ecco, additate a vivere scelte addirittura di isolamento. Ricordo un dialogo con il mio vescovo dell'epoca che mi disse: ma tu devi, venerato ed amatissimo da me, Don Antonio Forte, che disse: devi sapere distinguere fra il peccato e il peccatore, insomma, non possiamo buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. E stiamo parlando di un vescovo che abbiamo amato, che certamente non si può accusare di essere retrivo per su tante questioni, assolutamente. E quello, secondo me, queste cose spiegano anche molte delle carenze attuali. Poi c'è il problema della scaletta dei valori. Dorocco diceva che è stata una scelta antropologica. Io quando uscì quel documento, sinceramente, e non sono stato il solo, cioè il fatto che la pace, non uccidere, fosse alla fine dell'elenco, qualche perplessità me l'ha data. E chiaramente anche oggi, quando si è martellato per anni sulla storia dei valori non negoziabili, e in questi valori non negoziabili la pace non ci sta, la scelta per gli ultimi è una sorta di complemento dovuto, ma ripeto, perplessità nel genere. Infine, quando si parlava dei requisiti fondamentali, nel primo passaggio, in una slide che abbiamo visto all'inizio, c'era scritto la coerenza morale, la competenza dei candidati. Nell'ultima slide, che è molto più vicina al mio sentire, si parla di formazione, partecipazione e responsabilità. Ecco, io credo che oltre alla coerenza morale e alla competenza dei candidati, ci sono altre questioni, non di minor conto, che poi nell'ultima slide erano in parte assorbite, e cioè la passione, sicuramente, la passione civile, la passione per l'umanità. Ecco, più che civile già sembra quasi restringere il campo tra quelli che sono Cives e quelli che Cives non lo sono ancora. La passione per l'umanità. E abbiamo avuto spesso l'ultimo governo tecnico, ce lo confermo, per esempio, persone di grandissima competenza professionale, sulla cui anche moralità non si poteva eccepire, ma sulla cui passione per l'umanità qualcosa c'era da dire. E poi un'altra cosa importante, ne parlavo prima con Marica, che è arrivata fra i primi, credo che un'altra cosa fondamentale per chiunque si metta a disposizione dei propri concittadini per fare politica, sia la capacità di comunicare, la capacità di raccontare al palazzo quello che avviene fuori dal palazzo e alla propria gente le difficoltà che il palazzo incontra nell'amministrare. Perché, lo dicevo per Avellino, ma credo che il problema sia anche nazionale, molto spesso i governanti a tutti i livelli non hanno la capacità di spiegare alla propria gente quelle che sono le loro difficoltà. Uno dei leitmotiv di Bersani della campagna elettorale era la necessità di dire le cose come stanno, la verità, di spiegare come stava la situazione, di non promettere favole. E lo stesso vale a livello locale. Se facciamo un esempio praticissimo su cui ci possiamo capire, il Parco Santo Spirito, no? Sta chiuso, a tutti è dispiaciuto. Ma c'è stata l'incapacità, per esempio, dei sindaci, e non solo dell'ultimo, di spiegare perché sta chiuso. Di spiegare, per esempio, che quel parco è stato aperto
senza che il fiume fosse stato regimentato, senza che il San Francesco, di cui il 70% degli Aviconesi ignorano anche l'esistenza, cioè l'altro fiume, sia stato ancora depurato. Il fenestrale è pulito, San Martino è il punto in cui si incontra, il San Francesco è una fogna ancora aperta. Ecco, anche quando ci sono... il fenestrale di meno, ma... voglio dire, anche quando ci sono problemi reali, evidenti, c'è l'incapacità di chi fa politica in quel momento di dar conto anche delle difficoltà insormontabili davanti alle quali si trova a combattere. E ancora un'ultima cosa, che è strettamente collegata alla capacità di comunicazione, un altro dei requisiti fondamentali, per quel che mi riguarda, è la capacità di fare rete con la propria comunità. Chi si offre per la politica chiede una delega, dopodiché vivrà quei 5 anni di esercizio del suo mandato spesso in solitudine, magari a doversi giustificare dei problemi che avrà o delle scelte che ha fatto, magari a pomparle anche quando, ma da solo. Ed è stata un'esperienza dolorosa, che più non può capire, che abbiamo vissuto, per esempio, anche quando abbiamo fatto... io non sono in politica, non sono candidato, non posso parlare con totale parresia. Quando abbiamo vissuto un'esperienza molto bella, alcuni se la ricorderanno, di Città Libera, no? Dell'associazione di cittadini che ordinava alcuni di noi, mettendo insieme cattolici del volontariato, ambientalisti, competenze professionali, eccetera. E quando alcuni di noi poi hanno avuto l'onere o l'onore di gestire cariche importanti, mi riferisco per esempio al consorzio di smaltimento dei rifiuti o ad altre questioni non poco comode per la vita concreta dei cittadini, di nuovo è scattata questa malattia maledetta della delega, cioè l'incapacità di spiegare perfino agli amici con cui si era fatto un percorso comune il proprio lavoro, le proprie difficoltà, di comunicare, di fare rete, di farlo nel doppio senso. Credo che quindi anche il nostro voto nell'immediato, sono in 700 i candidati su una città di 54.000 abitanti, è una cosa incredibile, sarebbe stato straordinariamente bello se erano candidati effettivamente appassionati. Sapete che sono stati raccattati, ognuno di noi ha avuto le sue 4-5 proposte di candidatura. Perché era fondamentale andare a raschiare il fondo dei barili nelle famiglie, negli ambienti dove non si poteva arrivare. Ecco, questo è lo spettacolo che abbiamo di fronte. Davanti a questo, fatta l'analisi, fatto il lamentorum, c'è, credo, una responsabilità grandissima per ciascuno di noi. È grandissima per ogni cittadino, per quanto mi riguarda, per il credente è una responsabilità come minimo doppia. Non è possibile essere credenti nel Dio della storia e poi fregarsi nella storia. Quella veramente è la più grande delle bestemmie. Per il cristiano la politica non è solo la più grossa delle carità possibili, è un imperativo morale.